Ciao a tutti ragazzi, sono il dottor Pallotts. Come ben sapete ho smesso di fare video ormai un anno fa e prima portavo solo video di mentre giocavo alla PlayStation, mentre visto le vostre richieste sui social, su Instagram, ho deciso di portare un nuovo gioco che è il Diablo. Questo gioco è un gioco circense, appunto qua è un Diablo. Il Diablo è un gioco che è stato inventato nel XII secolo in Cina, quindi arriva dall'Oriente e praticamente è a forma di clessidra, come ben potete vedere. Ci sono due coppe, una sopra e una sotto, unite da un asse. Ci possono essere diversi tipi di Diablo che variano dalle dimensioni, quindi questo qua è molto più piccolo, e anche dall'asse, ovvero l'asse può essere fermo come questo o può essere mobile. L'asse fermo, cosa intendo per asse fermo? Intendo che se io blocco l'asse il Diablo non riesce a girare, deve girare per forza tutto assieme. Mentre questo, che è un po' più pesante, ha l'asse mobile, ovvero se io fermo l'asse vedete che le coppe comunque riescono a girare. Questa scelta di avere l'asse mobile o l'asse fisso cambia solo per alcuni trick, perché alcuni trick richiedono l'asse fisso, altri possono anche andare benissimo con l'asse mobile. E l'asse mobile, a differenza dell'asse fisso, gli dà molta più velocità, ovvero riesco a farlo andare più veloce perché appunto c'è meno attrito. Mentre con l'asse fisso l'attrito è maggiore, quindi lo spin del diablo si fermerà prima. Poi il Diablo non è un attrezzo che va in singolo, ma abbiamo anche le bacchette. Le bacchette possono essere un po' più livello base, diciamo, come queste, che hanno un filo di, come potete vedere, di cotone, lana, oppure quelle un po' più serie, come le mie, che sono in carbonio con un rivestimento di plastica sul fondo per impugnarle meglio e un filo di nylon. Questo filo è molto più resistente ovviamente del cotone e appunto dà una maggior stabilità anche al Diablo. Ovviamente si può comprare il filo di scorta, ma questo qua sono informazioni per se mai prenderete il Diablo. E un'altra cosa importante, che l'asse serve anche come asse di rotazione, quindi quando il Diablo acquista velocità quest'ultimo rimane in equilibrio. Poi abbiamo delle correzioni da fare nel caso vada fuori equilibrio, ma quelle ve le spiegherò dopo. Intanto un saluto e godetevi il video. Inizia per i destri, da destra mettiamo il Diablo sulla nostra destra, lo facciamo roteare per terra, arrivato a sinistra lo alziamo, iniziamo a dare dei piccoli colpetti con la bacchetta. Abbastanza velocità, ovvero lo spin, apriamo a un certo punto le bacchette entrambe contemporaneamente, vediamo che il Diablo schizza per aria. Per riprendere il Diablo e avere quasi il 100% di possibilità di riprenderlo, con la bacchetta destra è come se indicassi, non so se riesce bene a vedere dal video, indico il Diablo e il Diablo entra in automatico nel filo.